Molte donne mi chiedono perché ho sempre fame, dottoressa, mangio di continuo. E io ti chiedo, ma ti ricordi cosa hai mangiato a cena? Ti ricordi cosa hai mangiato a colazione? Come ti sei sentita mentre bevevi una bevanda calda, un tè aromatico? La sensazione che provavi, l'energia, il risveglio, la percezione dell'ambiente attorno a te? E non si ricordano nemmeno che cosa hanno mangiato? Oppure mangiano le stesse cose senza pensarci, senza percepirle con tutti i loro sensi, e quindi il cervello non percepisce questo atto come nutrizione, quindi ti richiede ancora del cibo. Se non sei presente a te stessa, sicuramente l'effetto della nutrizione non esiste e soprattutto sarai perennemente insoddisfatta e magari sempre affamata. Ti sei mai chiesta quanti pezzi di vita ti sei persa? Perché non eri presente mentre mangiavi? Chissà se mangi in piedi, seduta, davanti a un computer o magari controllare il cellulare nella cosiddetta pausa pranzo. La pausa pranzo deve essere un piacevole momento in cui tu ti sposi con il cibo che ti scegli consapevolmente. Sicuramente del cibo che ti piace, ma che richiede la tua presenza, sia fisica che mentale. In questo caso è molto utile il fiore australiano Red Lily, che ti riporta nel qui e ora, con i piedi ben piantati in terra, e anche si collega alla mente e al cuore perché tu possa essere nel momento presente mentre ti concedi la tua pausa pranzo, ma anche la cena, che è il momento conclusivo della giornata, in cui magari i pensieri o vanno già al mattino dopo oppure fanno un resettaggio di tutto quello che è successo durante la giornata. Ebbene, questo durante i pasti è meglio che scivoli via. Io sono la dottoressa Roberta Piccin, sono farmacista ed esperta di floriterapia australiana. Nel percorso Leggera e Felice affrontiamo anche questa tematica. Adesso cominciamo ad accettare le iscrizioni in ordine di arrivo, cliccando il link e riempiendo il form per avere un primo incontro con me che ti permetterà di sbocciare all'arrivo della primavera per prendere consapevolezza dei tuoi punti su cui lavorare per raggiungere i tuoi obiettivi che riguardano il rapporto col cibo e con il corpo. Quindi clicca il link, riempi il form e iscriviti subito per avere un primo incontro con me, anche comodamente da casa.